che in chiusura del quel bellissimo incontro che facemmo Mibac Tanci, riprese il tema, per esempio, della governance, che in qualche modo, insomma, quando si parla di frammentazione da parte di Giuseppe Roma, è anche un po' questo, no? Ed è Bonaccorsi sviluppò proprio in quel momento una riflessione molto importante per riprendere il tema dei cammini, in particolare. Oggi stiamo parlando chiaramente anche di, nel complesso anche di questo progetto Valore Paese, però era giusto per riprendere un po' questo tema della governance, che è molto importante, e dell'intervento dei privati. E adesso la parola, scusami Stefano, era? Paola. Te, l'avvocato Francesco Paola, con cui ieri abbiamo, diciamo, animato un evento presso appunto la sede della riserva Mab UNESCO il Montepeglia, che è organizzato appunto dal presidente della riserva, al quale ha partecipato la sua eccellenza l'ambasciatore di Francia in Italia, che ha dato una grande testimonianza, diciamo, della potenzialità di questa iniziativa e anche, diciamo, celebrato in qualche maniera la ricorrenza degli accordi sul clima di Parigi, che contengono, diciamo, dei principi che ormai sono diventati fondamentali a livello internazionale e su cui speriamo anche ritorni la nuova amministrazione degli Stati Uniti d'America. A te. Grazie, grazie, grazie Ciao, mille. ciao. Poi chiudiamo col sottosegretario, rimaniamo successivamente con qualche battuta con le associazioni. Grazie mille. Intanto complimenti vivissimi per questa iniziativa lungimirante dell'Agenzia del Demanio dello Stato. Vorrei brevemente proprio riallacciarmi intanto alle funzioni delle riserve mondiali della biosfera UNESCO. Le quali hanno proprio la funzione di innescare dei sistemi di valorizzazione diffusa su modelli sostenibili e al tempo stesso quindi di essere attori internazionali. Ricordava prima il direttore Agostini la presenza ieri del signor ambasciatore di Francia. Per noi è stato un grande onore e abbiamo tenuto alto il nome dell'Italia su questioni strategiche ed essenziali come le strategie climatiche. Sulla governance, la riserva mondiale della biosfera dell'Umbria è nata da privati, senza un euro di fondi pubblici. E questo significa quindi che non ci sono, come dire, delle ricette precostituite. I sistemi di governance vanno modellati e adattati, come dire, in attuazione del principio di pluralismo costituzionale in modo intelligente, adatto ai tempi e per fare in modo, insomma, che questa fase di transizione speciale che tutti quanti stiamo attraversando sia appunto attraversata e posta a compimento con tutto il senso delle istituzioni nazionali e insieme internazionali che tutti quanti abbiamo come stella polare. Vi ringrazio tantissimo e grazie ancora ieri per la presenza del Demanio dello Stato. Ieri è stata una giornata molto importante per la Riserva Mondiale della Biosfera UNESCO, ma penso di poter dire anche per l'Italia. Grazie. Grazie, grazie mille Presidente. Adesso